Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Iniziamo con una comunicazione che arriva da Alfa, l'azienda pubblica che gestisce i servizi idrici della provincia di Varese. La settimana prossima saranno presenti degli operatori con tanto di cartellino che dovranno sostituire alcuni contatori dell'acqua in alcune zone del paese. Se ci dovessero essere dubbi da parte delle utenze quando arriva questa persona incaricata alla sostituzione, non resta altro che chiamare per sicurezza il comando di polizia locale. Al comando di polizia locale hanno tutto, nominativo e anche le targhe che vengono utilizzate. Alfa fa presente che alcuni automezzi potrebbero avere targhe straniere, quindi se ci sono dei timori non facciamoci dei problemi e facciamo una telefonata semplice proprio al comando di polizia locale per toglierci qualsiasi dubbio. Dal punto di vista dei cantieri sono iniziati i lavori alla pista ciclopedonale di via Pasuvio. Tengo a sottolineare che i lavori dureranno molto probabilmente tutta l'estate e la prima parte della pista ciclabile deve essere pronta per l'apertura delle scuole al mese di settembre. Come ho già detto la settimana scorsa, tengo a smentire che non ci saranno eliminazioni di parcheggi sulla via Pasuvio. Il parcheggio ne viene eliminato uno solo e molto probabilmente andremo a segnalare il parcheggi che fino ad ora non sono stati segnalati lungo tutta la via. Per gli eventi del fine settimana ricordo che questa sera inizia la festa dell'associazione 4 Pro Civ all'area feste di Via De Amicis, venerdì, sabato e domenica, per durante tutto questo weekend. L'associazione 4 Pro Civ è l'associazione che sostiene e raccoglie fondi in aiuto del gruppo comunale volontario di protezione civile. Faccio un appunto, segnatevi il 26 di luglio perché il 26 luglio ci sarà Restati in Piazza, che quest'anno lo faremo in piazza Cavour qui davanti al Castello Visconteo, ed è una serata bella estiva per stare tutti insieme. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.